Ciao a tutti, eccoci con la Books Review del lunedì. Il libro che vi porto oggi è un libro che mi ha coinvolto tantissimo, come volevasi dimostrare, perché si tratta di un genere che, se mi seguite da tanto tempo, sapete benissimo che mi piace tantissimo. Sai tenere un segreto di Sophie Kinsella, uscito nel 2003 per la Mondadori in questa edizione che ho io. Parla di Emma Corrigan, una 25enne in carriera, o meglio che ha intrapreso una carriera lavorativa nell'ambiente del marketing ed è un'imbranata. È una pasticciona, combina un disastro dietro l'altro e si ritrova su un volo, pur avendo la paura di volare in aereo, diretto dalla Scozia nella sua amata Inghilterra. Su questo volo turbolento lei incontra Jack, un perfetto sconosciuto al quale in un momento di panico e terrore lei confida ogni suo più piccolo segreto, pensando che esso sia un perfetto sconosciuto che non incontrerà mai più nella sua vita, e guarda un po', ritornando a lavoro, se lo ritrova in qualità di capo supremo dell'azienda per cui lavora. Questo darà vita a una serie di eventi che la porteranno poi ad innamorarsi e a soprattutto stravolgere la sua vita, secondo lei, noiosa e monotona. Questo libro è un vero e proprio manuale di relazioni, o meglio, è una storia d'amore non scontatissima e dà degli insegnamenti, appunto, come dicevo, non scontatissimi, perché parla di comunicazione all'interno delle relazioni, ma in particolare di quanto, fino a che punto bisogna essere sinceri ed aperti nelle relazioni. Qua si fa un esempio estremo perché appunto Emma in un momento di panico confida tutti i suoi più profondi reconditi segreti, piccoli o grandi, a questo perfetto sconosciuto. Quindi si tratta di una relazione impari nel quale lui non le confida praticamente nulla della sua vita, mentre lei gli ha confidato tutto fin dal primo istante. Ma questa cosa li porta appunto ad innamorarsi. Quindi ci chiediamo: nelle relazioni dire ogni più piccolo segreto è così poco importante, è così superfluo? Forse no, forse essere sinceri nelle relazioni amorose o nelle relazioni con altre persone in generale è forse la chiave perché queste relazioni diventino durature. Io sono di questo parere, ci sono delle cose, magari delle verità, che vengono omesse a fin di bene, ma nella maggior parte delle cose io per carattere tendo sempre a dire tutto alle persone che amo. Questo mi ha sempre portato comunque a ricevere, volente o nolente, sincerità dall'altra parte, sia in maniera positiva che in maniera negativa. Quindi dal punto di vista della sincerità nelle relazioni io mi trovo pienamente d'accordo. Per quanto riguarda le relazioni sul lavoro è un altro discorso, perché mi trovo d'accordo fino a un certo punto. Nella vita reale, quindi non all'interno di un romanzo rosa, intraprendere una relazione con il proprio capo è una cosa quasi impossibile. Ti ritrovi in una situazione nel quale tu lavori in funzione di lui alla fine, non riesci sempre a staccare i due mondi, e questo spesso provoca anche diversi problemi a livello proprio lavorativo, della propria carriera. Non sai mai quando la tua carriera può finire, perché potrebbe anche finire nel momento in cui la relazione stessa ha una fine. Questo è un po' il mio parere. Secondo me le relazioni sul lavoro sono appunto un rischio da evitare il più possibile. Poi capita, se l'amore è amore, l'amore è cieco, e quindi se dovesse capitare, ovviamente le persone adulte, si spera, si prenderebbero le proprie responsabilità. Quando si parla di relazione si pensa subito, soprattutto quando si è all'interno di una relazione, si pensa subito a riflettere su cosa rende eccitante e travolgente la relazione stessa. Si parla, soprattutto in questo caso, di una relazione nel quale l'eccitazione viene data dall'imprevisto. La relazione stessa inizia come una cosa imprevista, quindi si può anche parlare del classico colpo di fulmine. Allo stesso modo prosegue la relazione, quindi appunto si continuano a cercare imprevisti e piccoli gesti che magari una delle due persone almeno non si aspetta. Questo è quello che secondo me, e secondo Sophie Kinsella, a questo punto rende eccitante una relazione, ma penso anche secondo tutti. Cadere nell'abitudine è sì un piacere, perché comunque far sì che una persona rientri nelle proprie abitudini, diventi quasi fondamentale per la propria giornata, è una cosa bellissima secondo me. Però allo stesso tempo è bello avere la certezza che dall'altra parte ci sarà sempre quel tocco di mistero che renderà sempre eccitante la relazione, non solo a livello fisico ma anche e soprattutto a livello psicologico. Io Sophie Kinsella l'ho veramente riscoperta, avevo letto La ragazza fantasma, che troverete qua sopra nell'info box con la mia recensione, e mi era piaciuto tanto, quindi ho deciso di leggere quest'altro. Non mi ha attirato il suo bestseller I Love Shopping perché
ho visto il film, in generale ho avuto modo di conoscere la storia e non la condivido per niente. Per questo motivo ho scelto Sai tenere un segreto. Mi ha intrigato la trama, mi è sembrata abbastanza originale, in effetti ha rispecchiato le aspettative. Soprattutto a livello di stile, Sophie Kinsella non si smentisce mai, regala sempre delle perle di commedie romantiche, assolutamente fondamentali in momenti in cui hai bisogno di questo genere di libro. Poi io, che sono un animo romantico e sensibile, ho sempre comunque bisogno di libri del genere. Penso a questo punto di essere sicura che questo sia il mio genere preferito in generale. Lo consiglio a chi come me ama le commedie romantiche, a chi ama questa autrice oramai famosissima, anche a chi si vuole approcciare per la prima volta con un genere leggero di questo tipo, senza sfondare nel trash. Nell'info box troverete come sempre tutte le info utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi, la mia lista Amazon per contribuire in piccola o gran parte al mio canale e a me stessa medesima, e tutti i link utili per ritrovare l'autrice, la casa editrice e la colonna sonora di questo video. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!